Benvenuti in un nuovo video. Scusatemi le condizioni, ma sono qui per mostrarvi il mio prodotto da testare ovviamente sui miei capelli per tingerli. Ovviamente senza ammoniaca, sto parlando di Frank Provo. Non l'ho mai utilizzato. Questo ovviamente è in colore professionale, quindi un colore che va a coprire quelle bianche, perché sì, purtroppo stanno crescendo spesso i capelli bianchi. E ovviamente li dovrei coprire, ma vorrei qualcosa, cioè avrei voluto comunque mettere qualcosa senza ammoniaca. Sono solita a prenderle sempre così, e anche perché dovrò andare al matrimonio, quindi preferisco tenere i capelli belli curati, e soprattutto facendo qualche pettinatura dopo, ovviamente si nutriranno di più. Questa qui è un castano miele 4.3. E ovviamente il costo non è per niente esagerato come l'altro che ho provato, costa sui 4,90 e forse anche meno, potete trovarlo anche meno, forse, anche su Amazon. E ovviamente sono curiosa di provarlo, anche se non ce la farò per tutti i capelli, non lo so, mi interessa soprattutto la parte della radice. Dentro troviamo la crema colorante, che è questa qui. Crema colorante 4.3, c'è anche scritto crema colorante. Poi latte rivelatore, una boccettina così, latte rivelatore. E poi trattamento di bellezza, che è questo qui. Sarà anche un balsamo, forse alla fine viene utilizzato. E poi all'interno c'è questo qui, che sono i guanti per non sporcarsi, quindi molto igienico, protettivo, soprattutto per chi come me ha delle unghie completamente intatte e appena fatte. Quindi vedremo. I prodotti li tenete qui, vi spiega anche il procedimento, quindi molto facile nel vetro. Miscelare ovviamente il latte rivelatore e la crema colorante. Una ciotola metallica, mescolare insieme con la spatolina e dopodiché metterlo sui capelli ovviamente interessati, i capelli bianchi. Poi metterlo sulle lunghezze. Dopo che viene coperto, applicare sulle lunghezze e distribuire su tutti i capelli. Massaggiare intensamente fino a quando i capelli sono completamente coperti. E vediamo il risultato. Ora i capelli sono così, soprattutto tendenti al biondo, perché il sole me li brucia sempre l'estate, e vedremo il risultato con i capelli miei, che colore appariranno. Ci vediamo dopo. Eccomi, ovviamente questo è il risultato, soprattutto quando faccio queste tinture senza ammoniaca, permette al capello di essere molto più curato, quindi essere più voluminoso, e quindi mi piace il risultato. È un risultato alquanto spettacolare, soprattutto perché sembrano chiari, in realtà sono scuri e hanno un riflesso color miele, il riflesso miele. Vedete? Io alla radice non li avevo più così ed è stato ottimo, quindi Frank Provo ha provato e devo dire che sicuramente sarà ottimo anche per i capelli lisci, non solo per i capelli ricci. E vedremo soltanto quanto durerà. Spero anche un mesetto, ma anche più. Da come ho letto su internet, 8 settimane, ma non credo sia così. Noi ovviamente ci lasciamo con questo video. Avete visto il prima e il dopo, e ovviamente spero che il video vi sia piaciuto, che vi possa essere utile, e soprattutto se vi è piaciuto il video vi invito a lasciare un like qui sotto e ovviamente ad iscrivervi al mio canale per non perdervi nessun mio video, e sicuramente noi ci vedremo per un prossimo video. Alla prossima!